È una giovine band. Sono in quattro e per una volta tanto qui a MAPS, dove parliamo spesso di rock, di pop, di elettronica, abbiamo voluto spostarci un po'. Abbiamo voluto spostarci un pochino verso il jazz. Dall'altra parte del vetro diamo il benvenuto ai Bad Walk, che sono in quattro, ma in questo momento davanti al microfono ne abbiamo uno. Voi potete anche vedere tutto su radiocittadelcapo.it, lo ripeto. Federico, ciao. Ciao. Allora, la cosa è andata così, che mi avete mandato il disco, sì, mi avete molto disco. Incuriosito. Perché l'avete mandato a MAPS? Perché è una radio, diciamo, che avevamo già in mente di contattare da un po' di tempo. Abbiamo già fatto delle esperienze, cioè faremo delle altre esperienze in radio, altre. Esperienze altre. Ma dunque, levo questa difficile risposta al Fede, perché è un'iniziativa del batterista l'aver contattato proprio questa radio, che è l'unico addentro a questo genere di dinamiche alle quali siamo tutti piuttosto estranei. Beh, allora ragazzi, previsto che vi state nominando senza nome, presentatevi con nome e ruolo. Vai, che così... Andrea Grillini alla batteria, Federico Pierantoni a voce e trombone, Andrea Calì alle tastiere, pianoforte Fender Rhodes, e Leonardo Rizzi alla chitarra elettrica e chitarra barito. Siete in quattro e direi che dagli accenti venite più o meno tra la Toscana e Bologna? Sì, diciamo, io dalla Toscana, loro due dall'area bolognese e Andrea Calì da Palermo. Andrea Calì che deve risistemare il baricentro dei Bad Walk in modo tale che sia più o meno un po' al centro degli, più centrale, ecco, più centrale, mettiamola così. Allora, un disco che abbiamo qua davanti, adesso ovviamente questo non lo possiamo inquadrare, che si chiama Enter e che esce a gennaio ufficialmente. Sì. Però sì, ce l'abbiamo già qua perché siamo dei privilegiati. Questo è un privilegio, sì, molto bello. Le copie, prime copie. Ecco, e esce per Awand. E allora io volevo sapere però un pochino tutto, partendo da voi. Da dove venite? Come vi siete formati? Ma dunque, il gruppo è nato circa, direi, 2 anni e mezzo fa. Per volontà del batterista inizialmente, che ha radunato intorno a sé Andrea, il pianista, e me. Successivamente si è raggiunto un sassofonista, Pippo, mitico, che però poi ha smesso di suonare con noi, e a lui si è sostituito Federico, che però non suona il sassofono, che però suona il trombone, esatto. Quindi una sostituzione. È una permuta. Che predilige le frequenze basse, che sono le nostre. Ecco, infatti, è una band che va molto sulle frequenze basse. Sì. È una band che potremmo dire che banalmente mischia il jazz a delle cose più elettriche. Sì. Però mi chiedevo un po' come vi vedete voi. Come ci vediamo noi? Belli. Belli, infatti lo potete vedere anche voi quanto sono belli. Brutti. Grazie alle sapienti camere. Ci vediamo, diciamo, è molto mutevole a seconda di chi compone il brano, l'andamento interessante della musica. Ora, per esempio, nel disco le composizioni sono prevalentemente, se non quasi totalmente, di Andrea, per cui hanno un sound molto caratteristico di Andrea. E invece ora ultimamente stiamo cercando di portare cose anche noi, che poi in fase di arrangiamento vengono, diciamo, uniformate dal nostro suono, che direi è un suono improvvisativo, un po' aggressivo e basso. C'è qualche band, anzi ve lo dico anche così, qualche band italiana odierna alla quale vi sentite affini e con la quale condividereste un palco? Qualche band italiana alla quale ci sentiamo affini e con la quale condivideremmo un palco? Qualche band italiana alla quale vi sentireste affini e con la quale condivideremmo un palco? Partita una... non lo sappiamo.
non ci siamo mai posti questa domanda. Beh, se poi magari viene in mente una risposta, intanto ve l'ho posta. Allora, ascoltiamo un brano che immagino sia un brano di Enter. No. Facciamo un brano nuovo dal titolo Ti sveglierai a Napoli. Beh, è una promessa, una minaccia o un incubo? È una minaccia, un incubo e una promessa tutte insieme a Federico. Dedicato a Federico. Ha una gran voglia di scoprire quella meravigliosa città. Che mi sa che lo mettete un po' in mezzo, Federico. Come questa impressione, sì, è vero. Loro si chiamano Bad Walk e il loro disco esce tra un po', ma questa è una canzone che non troverete lì. Potete soltanto ascoltare e vedere qua per ora, dal vivo, a Maps. Thank you.
i Bad Walk dal vivo qua nei nostri studi, potete anche vederli su Radio Città. Anni un po' di qua e un po' di là, ma i vostri studi sono musicali classici, autodidatti, direi tutti abbiamo studiato e studiamo, chi al conservatorio, chi per conto suo, diciamo, di qua e di là, però tutti abbiamo. La vostra formazione, quando è che ha incontrato il jazz? Poi ovvio che a questa domanda magari potete ognuno rispondere voi due, ma ognuno c'ha la sua, sì, insomma. Quando quindi... hai incontrato il jazz? 15 anni, 16. 15 anni. Io 17, 18. Tu quando hai incontrato? 20, 21. 17. Prestissimo, insomma. Ed è no, perché è un casino, tra l'altro, da adolescenti ascoltare il jazz. Perché magari gli altri ascoltano altro e tu fai la figura del secchione. Più ma... sfigato. Ma sì, no, poi dipende, secondo me, poi dal resto delle attività nelle quali uno si... Cioè l'immagine che uno ha non deriva probabilmente solo dalla musica che ascolta. No, certo, però queste sono, insomma, delle cose che ci piacerebbero che fossero. Poi magari non sempre così, soprattutto in periodi tosti come l'adolescenza. Sì, sì. È che tu l'hai rimossa dopo anni di analisi, ma è stata terribile. Probabilmente sì. Beh, diciamo, adolescenza per me era più che altro rock. Ah, e ecco. In effetti ero molto solo. Sì, sì. Abbiamo anche così fatto di nuovo della psicanalisi spiccia dopo averla fatta ieri con i Three Second Kiss. La facciamo un po' con le band qua. Invece di sedie daremo dei divani molto presto. E poi però faremo pagare e delle... Si pagherà, fortissimo, fortissimo. E, volevo sapere anche dove riuscite a suonare in Italia. Cioè siete orientati sui club di vedute più aperte oppure andate sempre nei posti dove si fa jazz, che penso che stiano comunque diminuendo nel nostro paese? No, diciamo, siamo un po'... si suona un po' dove si può con questo... Tanto è comunque un gruppo che può essere sia relativamente delicato e quindi si adatta in contesti come jazz club e così, che in contesti un po' più estremi. Come per esempio ricordiamo la loro esibizione al Monsters of Rock di qualche anno fa. Esattamente. Davanti a migliaia di persone che aspettavano gli AC/DC. Al Gods of Metal. Esatto. Sì, per cui no, si suona un po' tra, diciamo, centri sociali e jazz club. Beh, no? Dai. Sì. E a proposito di questo, domani siete in città. Sì, in un centro sociale. Al Ma puoi dire il nome? Sì, senza al che... Bartleby alle 10. Alle 10 di sera, sì. Alle 22 di domani, ok. Questo è un appuntamento, l'altro invece continuiamo a darvelo noi con questa diretta dal vivo qua nei nostri studi, Bad Walk. Il nome... Ma ha a che fare con del pentolame cinese di scarsa qualità? Non ha a che fare con del pentolame cinese, no. No. Ha a che fare con... una sorta di insetto messicano. Ah. a quanto ne so. un insetto messicano sì. Non puoi dire più niente perché siamo in fascia protetta o cosa? Lo wok è questo verme messicano. Uh-huh. Ma diciamo che la paternità, così come l'idea originale del gruppo, è da attribuirsi totalmente ad Andrea. E poi noi abbiamo condiviso quello che già c'era, il suono wok, che in effetti poi probabilmente ha qualche riferimento anche al pentolame cinese. Sono misteriosi questi ragazzi e ci faranno sentire però adesso un altro brano che si trova in Enter. No, io siamo felicissimi di avere dei brani inediti qua, ma figuriamoci. È un brano di Ranza Pierantoni dal titolo Stop. Dal titolo? Stop. Stop con la P? Con la P. Stop, loro Stop. Sono Bad Walk con la K, dal vivo a Maps con la S.
Bad Walk dal vivo. Domani al Bartleby il loro disco Enter presenta una copertina con delle ragazze che vengono utilizzate da un'altra ragazza
come per non lo so, come per trainare qualcosa? Sì. Ecco, questo deriva dalla vostra solitudine, fondamentalmente, questa concettualità. Questa copertina da cosa deriva? Ti puoi avvicinare un pochino al microfono, è meglio. Io? Sì, perché così sentiamo un pochino meglio anche ciò che dite. Parlo, senza... parlo liberamente. Sì, no, insomma, dipende. I tuoi compagni di band sono preoccupatissimi. Possiamo anche cambiare domanda, eh? No, la copertina è una scelta che abbiamo maturato dopo una riflessione. No? Ti stanno anche vedendo i tuoi, probabilmente. Sì, chi lo sa. Infatti. C'era l'ipotesi di un cane inizialmente, che ci era molto caro, poi per vari motivi, diciamo, imputabili a scelte di mercato, abbiamo optato per questa seconda soluzione di carattere più aggressivo, ecco sì, così parla... che... sì. Cioè, il batterista è anche l'ufficio stampa della band, nonché avvocato, probabilmente, visto, e anche padre confessore, visto che continuavi a guardarlo. Diciamo, non è proprio lui la... Non è lui quello in copertina, nessuno dei tre. Eppure mi sembra di aver riconosciuto lo stacco di coscia, no? È lui, eh? Sì. Ah, infatti è lui. Quello con la maschera da cinghiale. Sì. Lo immaginavamo. Io volevo dirvi che nel vostro primo brano, che ricordiamo si chiama Domani mattina mi sono svegliato a Napoli. No, ti sveglierai a Napoli. Ti sveglierai a Napoli. Un nostro ascoltatore che ci ascolta in streaming da Napoli ha detto, beh, a me succede tutti i giorni e spero che accada anche domani. Ha voluto partecipare così. No, assolutamente. No, ma il nostro ascoltatore non è che voleva essere polemico. Ah, okay. Gli piace, cioè, voleva partecipare tutto qua. È un invito quello di Ti sveglierai a Napoli, che... è stato dedicato, insomma, a Federico, che è nato e cresciuto a Minerbio, ha difficoltà a spostarsi, diciamo, a nord oltre Venezia e a sud oltre Firenze. Infatti, perché poi lì l'avete registrato il disco, quindi insomma, almeno lui c'era. È stato un viaggio importante. E quindi sì, lo invitiamo a scoprire Napoli, assolutamente non c'è nessuno. Infatti il nostro ascoltatore diceva, svegliarmi a Napoli, spero succeda anche domani, bravi, bella atmosfera, musica raffinata, mi sembra anche di sentire l'odore del caffè, tipico risveglio napoletano. Ah, quindi perfetto. Durante quel brano gli avete dato un'esperienza sinestetica, perché lui non soltanto ha guardato e ha sentito... ma anche odorato. Fantastico. Al prossimo giro una carezza dai Baduoff arriverà attraverso le onde dell'Eter. Bellissimo. Ci fate un altro brano, ragazzi. Facciamo il terzo brano, e ultimo. Sì. Questo lo usciamo dal disco Eter. Ah, ecco. 33. 33. Loro sono Bad Walk dal vivo a Maps e sono in quattro. E ci piacciono un po' di jazz ogni tanto anche a quest'ora. Va bene. Thank you.
Bad Walk dal vivo e i diversi ascoltatori, adesso facciamo le ultime chiacchiere prima di salutarci, cari ragazzi. Diversi ascoltatori hanno scritto delle cose per voi. Allora, intanto Lulu ha mandato un SMS al 348-7649-289 dicendo: non sono esperta di jazz, ma non mi sembrano male, specialmente nei toni scuri. Lulu ha detto che non gli sembriamo male, specialmente nei toni scuri. Questa ringraziamo molto. Abbiamo colpito. Avvicinatevi al microfono, per favore, che così vi sentiamo tutti. Sì. E poi mi chiedono, Antonio dice: a parte il misterioso nome gastronomico entomologico, siete proprio bravi, vi dice. Grazie Antonio. E chiede anche se farete una data all'Officina 99 di Napoli, perché lui è di Napoli. E anche chiede se avete mai pensato di inserire l'elemento voce nella vostra musica. Abbiamo mai pensato di inserire l'elemento voce? No, però sì. Diciamo che c'è. Lui l'aveva detto. C'è l'idea. Ma sarebbe un'altra voce oppure una delle vostre? Sarebbe una delle nostre o un'altra? Un'altra. Un'altra. E date a Napoli? Date a Napoli, pensavamo di andare a suonare al Sella Arteuri, però per un motivo o per un altro non si è riuscita a organizzare per questa volta. Quindi penso che ci andremo a suonare a gennaio. A gennaio. A Napoli e Avellino. Napoli e Avellino. Fine gennaio. C'è una pagina Facebook che abbiamo linkato, insomma, se volete avere qualche informazione voi a casa. L'ultima domanda che vi facciamo è questa. L'ultima domanda è, riguarda la domanda imbecille che noi facciamo sempre, ed è: i dischi dell'Isola Deserta. Ne vogliamo uno a testa, visto che siete in quattro, e uno che metta d'accordo tutti e quattro. Quindi cinque in tutto. I dischi dell'Isola Deserta, uno a testa, che portereste in un'isola, e uno comune. Prego. Cuor di leone, dai subito la palla agli altri. Forse? Il piano di Craig. Andrea dice il piano, l'ultimo disco uscito recentemente, l'ultimo piano solo di Craig Taborn, dal titolo Angel. Avenging Angel. Avenging Angel. Sì. Poi. Il primo dei Led Zeppelin per il Calì. Poi. Io il disco dell'ottetto di Steve Lehman. Si chiama Transformation and Flow. Ecco, Transformation and Flow. Transformation and Flow dell'ottetto di Steve Lehman. E tu? E io. Hit My Dance. Giustamente. Io probabilmente sempre i Led Zeppelin, però il 2. Il 2? Sì. E uno per la band invece? Uno per la band. My Funny Valentine di Miles Davis. Yes. My Funny Valentine live di Miles Davis. Loro sono i Bedouin, che siamo stati molto felici di averli ospitati qua nei nostri studi. Andate a vederli dal vivo domani a Bartleby se vi va. E grazie di essere stati qua. Prego. Grazie mille. Grazie a voi di averci dato questa possibilità. Ciao. Ciao.